Amici e amiche di Life 24 Magazine, ben ritrovati alla nostra settima puntata. Oggi parleremo di sport e solidarietà. Siamo stati infatti all'evento che si è svolto al Palamangano di Palermo, che ha visto protagonista l'Accademia di Taekwondo Sicilia, che ha sposato il progetto Africa Siolus. Un progetto volto a portare attraverso lo sport e la cultura l'educazione e l'istruzione nelle baraccopoli di Nairobi. Abbiamo intervistato personaggi importanti come Giovanni Impastato, Alessandra Diego, appunto, di Africa Siolus. Abbiamo vissuto questa giornata che è stata all'insegna della solidarietà e del divertimento e soprattutto dei valori del sano sport. E poi, come ad ogni puntata, il nostro ospite speciale. Sabato mattina ci tiene compagnia con la sua voce professionale, allegra e spiritosa, su Radio In. Lui è Maurizio Midullo. Cercate un abito su misura elegante e raffinato che parli di voi, un abito sartoriale unico nel suo genere, cerimonie, eventi, ricorrenze, qualunque esigenza particolare. Classico uomo, anche rivisitato in chiave giovanile e classico donna. Siamo nel posto giusto, Sartoria Italiano, via Enrico Parisi 38, Palermo. L'arte del cucito e dello stile si fondono per creare unicità e qualità. Dal 1965 fino ad oggi, Sartoria Italiano, abiti che parlano di te. Di Taekwondo Sicilia, unito ad Africa Siolus. Sport e solidarietà si uniscono per portare nella città di Nairobi l'istruzione, quindi diritti civili e sociali ai bambini meno fortunati di noi, per formare le giovani donne e giovani uomini del domani. Cosa è? È una onlus nata nel 2000, fondata dal dottor Ennio Maria Di Giulio e dalla sottoscritta Alessandra Tiengo. E abbiamo da 15 anni dei progetti di sanità di base e nel campo educativo, quindi tutto il percorso di formazione e scolarizzazione in tre baraccopoli di Nairobi.
in Kenya. Quindi una giornata come questa, dove sport e solidarietà si fondono, quale sarà il risultato? Credo che creare rete sia la cosa più importante per tutti quanti. Creare una rete negli obiettivi comuni che non riguardano solamente un'associazione piuttosto che un'altra, ma rete nella battaglia contro le ingiustizie del mondo e quindi in questo caso per i diritti negati, contro i diritti negati. Altri progetti? Diciamo che già nel campo della scolarizzazione e della sanità sono progetti che hanno un'evoluzione per tutta la vita, perché il diritto alla salute, il diritto all'educazione, il diritto alla vita credo che siano diritti universali, quindi per sempre. La sua presenza qui oggi e l'importanza di eventi come questo per i diritti umani? Sicuramente sì, perché noi come Casa Memoria, Casa Memoria Impastato, a suo tempo Peppino Impastato, ci siamo sempre battuti per i diritti umani, cioè contro lo squilibrio delle risorse, contro una forma di globalizzazione aggressiva, contro le guerre, per la pace del mondo, contro la sete nel mondo, diciamo, la nostra presenza non è una presenza così casuale. Credo che si sposa benissimo con il nostro impegno che portiamo avanti, perché anche lo sport poi, a parte che è competizione, che è aggregazione, che è anche modo di crescere e che unisce pure i popoli, ecco, l'obiettivo nostro deve essere questo.
Da quanto tempo pratichi questa disciplina? Io la pratico da 3 anni. Sono campione europeo e adesso andiamo in Austria con la nazionale a fare un internazionale a Vienna. Per adesso io sono in ritiro nazionale all'Acqua Cetosa. Il 14 e 15 giugno si partirà. Una ragazza a praticare questo sport, come ti è nata questa passione? Perché mio fratello da piccolo faceva già questo sport e io guardandolo vedevo che non ero pronta per la danza, quindi ero completamente dal lato opposto. Cosa ti ha insegnato, non solo dal punto di vista tecnico, ma nella vita di tutti i giorni? Sicuramente la sensibilità verso gli altri, perché una volta che impari a conoscere te stesso sai come doverti comportare con gli altri e come non doverti comportare. La giornata di oggi invece che emozioni ti ha lasciato e cosa ne pensi? Sicuramente un sacco di felicità, soprattutto quando hanno cominciato a parlare di Peppino Impastato e vedere che i bambini comunque seguivano tutti e non si annoiavano, magari come può succedere ad altre manifestazioni. Uno sport, diciamo, un po' insolito per una ragazza. Quando ti è nata questa passione? Da quanto tempo pratichi questa disciplina? Da quando avevo 11 anni. Mi è nata facendo danza nella sala accanto al taekwondo. Mia mamma mi diceva che io mi mettevo lì a guardare dal vetro più il taekwondo che a seguire le lezioni di danza. E quindi poi mi ha fatto provare e di lì poi ho cominciato questo sport e questa attività. Al di là delle tecniche, cosa ti ha insegnato questa disciplina? Sicuramente il rispetto degli altri, la legalità, perché il maestro si batte sempre su questa tematica, ma anche bellissimo insegnare i bambini, a guidarli, perché un po' le cinture nere devono fare questo. La giornata di oggi, che emozioni ti ha dato? È bellissimo perché comunque è tutta fondata sulla solidarietà, sull'amicizia, non è una vera e propria competizione, diciamo. Certo, ovviamente per i bambini sono anche delle esperienze nuove per poi andare a fare delle gare anche più importanti. Cercate un abito su misura elegante e raffinato che parli di voi. Un abito sartoriale unico nel suo genere. Cerimonie, eventi, ricorrenze, qualunque esigenza particolare. Classico uomo, anche rivisitato in chiave giovanile e classico donna. Siamo nel posto giusto, Sartoria Italiano, via Enrico Parisi 38, Palermo. L'arte del cucito e dello stile si fondono per creare unicità e qualità. Dal 1965 fino ad oggi, Sartoria Italiano. Abiti che parlano di te.
Emanuele. Un applauso, forte applauso. Nato nella terra dei destri e degli aranci, tra Cinisi e Palermo parlava la sua radio. Negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certo quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa come si nasce ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore. Significa una giornata come questa? Ma secondo me una giornata come questa significa il coronamento di un progetto che di 20 anni. Diciamo, da sempre noi abbiamo lavorato nell'ambito sociale attraverso lo sport. Dopo 20 anni questo è veramente forse il risultato di questo sogno. Io penso che sarebbe bellissimo se tutte le associazioni sportive, al di là dello sport, dedicassero una giornata alla solidarietà. Sarebbe veramente una cosa importante. Questa disciplina quindi, oltre a formare i ragazzi dal punto di vista tecnico, li forma anche dal punto di vista umano? Sicuramente, come tutti gli sport, lo sport diciamo, toglie i ragazzi dalla strada e gli dà una guida da seguire. Quindi toglie i ragazzi da un contesto appunto che potrebbe essere rischioso. All'interno di una palestra l'ambiente è sicuramente più sano, ma la guida del maestro è fondamentale. Infatti taekwondo vuol dire do è la via, un po' tutte le arti marziali hanno questa desinenza do, che sarebbe la via, e quindi il maestro può indirizzare il percorso, quindi la giusta via, poi quella via deve essere appunto perseguita dal singolo atleta. Le soddisfazioni più belle ottenute oggi? Ma forse è l'entusiasmo di tutti quanti, dei ragazzi e la partecipazione di Africa Sì, del presidente, anche la presenza di Giovanni Impastato, perché noi diciamo il nostro spot è solidarietà, ambiente e legalità, quindi noi sposiamo appunto questi tre valori. E oggi penso di avere esaudito tutti e tre i valori. Un augurio ai tuoi ragazzi. Auguro sempre di essere se stessi e che siano veramente loro stessi il cambiamento che desiderano. Oggi in giuria cosa siete andati a valutare? Oggi stiamo valutando tutti gli atleti che stanno partecipando a questa competizione, Africa Sì. Questa disciplina cosa può dare ad un ragazzo? Prima di tutto una disciplina e poi ovviamente uno con la passione può arrivare anche ad ottimi risultati. L'importanza di un evento come questo oggi, dove sport e solidarietà si uniscono?
È una cosa molto bella e speriamo che si ripeta ogni anno, così aiutiamo anche altri paesi. Da quanto tempo pratichi questa disciplina e cosa ti ha dato non solo a livello tecnico ma anche umano? Pratico taekwondo da quando avevo 8 anni, quindi sono ben 14 anni che faccio taekwondo. Sicuramente mi ha trasmesso i valori del rispetto umano verso il mio maestro, verso i miei compagni, rispettare anche la sconfitta, accettarla, rispettare appunto tutti gli insegnamenti che mi sono stati dati in questi 14 anni e grazie appunto a loro oggi sono un istruttore dell'Accademia Taekwondo Sicilia. Sicuramente questa giornata è molto molto significativa dal punto di vista umano perché ci regala un'emozione di bambini che a Nairobi si trovano in difficoltà e grazie al nostro aiuto, grazie ad Africa Sì, siamo pronti ad aiutarli. Come vi ho anticipato nella nostra presentazione abbiamo un ospite speciale, la sua voce ci tiene compagnia su Radio In, abbiamo Maurizio Midulla con noi, ciao Maurizio, grazie per essere qui. Grazie Stefania, grazie a te, sei troppo buona per questa presentazione, un ospite speciale, esagerata, un caro amico, ecco io sono veramente contento di essere qui questo pomeriggio insieme a te per questo momento interessante, questa intervista, sono curioso di sapere cosa chiederà Stefania, che vediamo. Allora. La tua passione per la radio ho scoperto che ha origini antiche, se così si può dire. Da come nasce questa passione, la tua prima volta in radio? Allora, come mi piace il fatto che tu hai sottolineato passione, perché la mia è questa e penso che rimarrà tale, perché io di lavoro faccio tutt'altro. E questa mia passione nasce da sempre, da quando ero piccolo, a scuola, con gli amici, con i compagni di scuola, ci divertivamo. Poi io da ragazzino, mi ricordo, potevo avere, ma che ragazzino, bimbo, 8-9 anni, mia sorella aveva un registratore. Magari coloro che hanno superato gli ANTA come me si ricorderanno i vecchi registratori, cara Stefania, quelle con le cassette che tu dovevi pigiare, play e rec, per registrare. C'era mia sorella che studiava medicina all'università,
pista e lo lei utilizzava per le lezioni. Io di nascosto glielo prendevo, glielo rubavo, mi mettevo in camera mia, mi rinchiudevo e simulavo uno studio radiofonico e lì cominciavo a giocare, cominciavo a fare i primi programmi radiofonici inventati da me. Mi ricordo che registravo i brani musicali che poi facevo finta di mandare in onda dal canale musicale Video Music che c'era negli anni 80, tu ancora dovevi nascere, e mi divertivo in questa maniera. Poi un po' più così crescendo, magari nell'adolescenza, c'è stato il boom negli anni 80 delle radio locali, c'era un terreno fertile straordinario. Mi ricordo che c'erano radio, spuntavano come i funghi le radio in quel periodo, e quindi io già da lì cominciavo un pochettino a fare la cosiddetta gavetta. La prima esperienza, 15-16 anni, era un ambiente diverso, una cosa straordinaria, divertente. Adesso devo dire che, non so se è un bene o un male, nella radio di oggi c'è più professionalità, nel senso che si tende a essere più professionali, ma ai miei tempi, 15 anni, 16 anni, c'era proprio lo spirito di divertirsi, si andava lì con questi ragazzi, noi coetanei, ci si divertiva, ad avvenì internet, ad avvenì Facebook, e si facevano i cosiddetti incontri al buio. Perché le persone prima non esistevano le chat, non esistevano questi sistemi di comunicazione, che tu sei esperta in comunicazione, e quindi allora che cosa succedeva? Da casa ti telefonavano le ragazzine magari che stavano in casa da solo, perché magari non potevano uscire, sentivano una voce amica, una voce che magari gli piaceva, ti telefonavano in radio e cominciavano a scambiarsi i pareri e poi nascevano gli incontri, eccetera, eccetera. E quindi, ma non solo, la tua voce ci accompagna insomma i sabati mattina su Radio In insieme a Giulia Todaro. Salutiamo Giulia Todaro, grande, brava ragazza in gamba, giovanissima, 16 anni, però ha già le idee chiare per quello che vuole fare nella vita da grande, e sicuramente sentiremo parlare di lei. Noi siamo veramente fieri e orgogliosi di averla in radio, principalmente io, perché sta muovendo i primi passi dal punto di vista radiofonico all'interno di questo parterre che venon del sabato a Radio In, che è Radio Insieme, che ha visto anche ospite la nostra Stefania Riccobono. E sicuramente questa ragazza Giulia farà strada, ne sono convinto, perché ha tutte le carte in regola per poterlo fare. C'eravamo anche noi, una trasmissione fatta con professionalità sicuramente, ma anche con tanto divertimento. E quello, io penso che quello non deve assolutamente mancare, perché quando tu fai qualcosa in modo professionale e ti diverti, è lì il segreto, perché non ti pesa assolutamente. Quando ti diverti e trasmetti questa tua voglia di divertirti a chi ti ascolta, il gioco è fatto, perché le persone veramente rimangono all'ascolto perché vedono che tu ti stai divertendo, che non è una cosa finta, non è tanto per fare così che si ride. Ci sono quei programmi che magari, sai, ridono finta e invece non è vero, noi ci si diverte proprio veramente e riusciamo a trasmettere questa allegria, questa voglia di divertirsi anche a chi ci ascolta. La scaletta di Radio in Radio Insieme, nel tuo programma, come nasce, le tematiche, come nascono? Ecco, le tematiche, giusta domanda. Ecco, adesso noi intanto abbiamo chiuso un po' Radio Insieme, il palinsesto, quello invernale, che era un po' più diciamo, tra virgolette, non vorrei dire pesante, però trattava delle tematiche un po' più impegnative. Visto che ormai siamo entrati nell'estate, cerchiamo di trattare degli argomenti un po' più frivoli. Mentre d'inverno avevamo la rubrica di psicologia, il psicologo risponde, la rubrica legale, trattavamo degli argomenti un po' particolari, degli approfondimenti su delle tematiche sociali molto importanti. Con l'avvento dell'estate vogliamo rendere più leggero questo nostro format e quindi trattare per esempio l'argomento di sabato. Io non so quando andrà in onda questa puntata di Life 24. Prima di sabato ce la facciamo. Quindi l'argomento di sabato 21 di giugno, cara Stefania, visto che l'estate è una stagione dove nascono, hai letto, dove nascono amori passeggeri, ma è anche una stagione foriera di scappatelle. E quindi abbiamo lanciato un messaggio ai nostri amici all'ascolto: secondo voi chi è più portato a tradire d'estate, si capisce? L'uomo o la donna? E qui magari vediamo, lì si scatenerà, che sul putiferio già abbiamo letto, e poi commenteremo con degli ospiti studio. Sabato ci sarà Deborah Serina, danzatrice orientale, molto brava, bella e brava, e parleremo proprio della danza orientale, da dove trae le origini e quant'altro. Ok, quindi ci hai svelato la tematica di sabato. La vostra radio è bella perché c'è tanto spazio ai commenti dei tuoi ascoltatori.
Certo, perché Radio Insieme la facciamo noi, ma con gli ascoltatori, con coloro che ci ascoltano. È diciamo uno scambio, proprio una simbiosi. Vogliamo essere proprio, entrare in comunicazione con loro. Poi con l'avvento dei social network non puoi assolutissimamente non creare qualcosa che possa, che coinvolga l'ascoltatore in maniera diretta, in maniera perfetta. Ci ho lasciato anche il mio, poi lo voglio sentire letto. Certo, l'hai lasciato, quando l'hai messo? L'ho messo stamattina. L'ho messo stamattina. Quindi non solo la voce in radio protagonista, ma anche presentatore di numerosi eventi, tante tematiche, tante iniziative, sei anche organizzatore di eventi, ma soprattutto la parola chiave è la solidarietà. Sì, certo, io ribadisco il concetto che la mia è solo e rimarrà una passione. Chiarito questo, questa mia passione io ho da sempre, da ragazzino, da bimbetto, insomma quando si frequentava anche la parrocchia, amavo sempre mettere a frutto degli altri questi talenti che noi abbiamo avuto. Io ho avuto questo piccolo talento, che è questo di divertirmi organizzando degli eventi, e crescendo questo è rimasto dentro di me. E da qualche anno ho abbracciato un'iniziativa molto bella, che è giunta al 10° anno qui nel nostro Palermo, che è Insieme per la Vita, ricordando Ludovica, che Ludovica è una bambina che è morta purtroppo qualche anno fa di una rarissima malattia, che è un tumore pediatrico, che è il neuroblastoma, e di concetto con i genitori abbiamo voluto creare questo evento per sostenere l'Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma. Molti gli artisti, devo essere sincero, li voglio ringraziare in maniera incredibile, che hanno aderito fino adesso a questa iniziativa, e fra i tanti ricordiamo Ivan Fiore, Sergio Vespertino, Ernesto Maria Ponte, professore Nanfa, Antonio Pandolfo, che non ce la fa più, ti giuro Antonio che non ti chiamiamo più, perché Antonio è dal primo anno che ci dà una mano, e lui ho detto basta, io non ce la faccio più, lasciaci in pace, lasciami respirare. E comunque questa è veramente un'iniziativa molto bella, però ecco, dove c'è bisogno di aiuto io diciamo do la mia disponibilità, perché è bello riuscire a mettere a frutto, Stefania, io la penso così, i propri doni che abbiamo ricevuto per aiutare gli altri, perché è una cosa che tanti di noi dovremmo fare, sostenere gli altri, chi ha bisogno, utilizzando queste piccole talenti che abbiamo ottenuto da Dio. Tu ne hai tanti, i talenti, i capelli. Non solo sul palco per, insomma, a favore della solidarietà, ma anche eventi moda e tanto altro. Sì, certo, poi quelli non mancano, naturalmente qualche amico, diciamo, mi chiede di collaborare con lui, e quindi io non posso esimermi, anzi ringrazio veramente queste persone che mi danno la possibilità, tra questi Cristian Carapezza, un grande organizzatore di eventi importanti come il Premio Palermo Danza, il Sisi di Talent Show, Miss Città di Palermo, che ho proprio domani, si concludono i casting per questo importante concorso di bellezza che vede protagonista proprio la nostra Palermo, la nostra città. Voglio ricordare proprio che Giulia Todaro, che è la conduttrice di questo nostro programma radiofonico, è proprio la vincitrice del Miss Città di Palermo 2013, quindi chissà quest'anno chi sarà la fortunatissima vincitrice. Quindi c'è questa collaborazione anche con questi amici, io ti ripeto, non essendo un lavoro per me, essendo una passione, anzi io proprio ringrazio pubblicamente, ecco, queste persone, Christian e tutti gli altri che veramente mi chiamano per fare queste cose. Cioè, la nostra operatrice si sta addormentando, mandiamo un po' di pubblicità? Quindi, in conclusione, un messaggio ai nostri ospiti, a parte quello di sintonizzarsi tutti sabato mattina su Radio In? Un messaggio, niente, divertitevi, fate quello che ritenete più bello fare nella vita, perché bisogna godersi la vita fino in fondo, senza nessun rimpianto, è la cosa più bella che possa essere. Altri programmi, progetti, dove ti vedremo?
Ma guarda, io come ti ho ribadito e ribadisco, la mia è una passione, quindi non ti posso dire... Io farò adesso, andrò a fare una tournée, presenterò prossimamente un importante... No, niente, per il momento rimane Radio In, faremo questo programma per tutta l'estate, e poi stiamo lavorando per l'undicesima edizione di Insieme per la Vita, per il decimo anno, perché sono 11 l'edizione ma 10 anni, e quindi stiamo cercando di realizzare un evento abbastanza bello, degno appunto di questi 10 anni di questo evento, e ti voglio, perché tu devi esserci, perché ci tengo. Ci saremo, senza. Ci saremo, grazie per essere stato con noi. Grazie a te Stefania, per me è stato un onore per questo condividere questo momento in questo tuo salottino, e ti faccio tanti tanti in bocca al lupo, perché lo meriti, perché sei brava, perché sei preparata e perché... tanto che hai studiato, ed è giusto che gli impegni, i sacrifici che hai messo nello studio vengano premiati. Grazie. Grazie a te Maurizio. E per oggi la puntata termina qui, vi ricordo che potete essere protagonisti dei nostri servizi ma anche dei nostri spot pubblicitari, potete mandare un'email all'f24magazine@libero.it oppure trovarci sulla nostra pagina Facebook l'F24 Magazine. Alla prossima puntata!